davvero cominciata in tutto il mondo la fase del ripensamento alle certezze e ai lutti provocati dalle guerre e dalle violenze di leader dittatori, si sta opponendo il fronte realista di una democrazia globale più matura. Il segnale che abbiamo amato di più è la liberazione di Alessia Piperno, la ragazza italiana che era andata in Iran per unirsi alle donne che manifestano senza velo contro un regime assolutamente illiberale che per proteggere se stesso è pronto a qualsiasi abuso. Dopo una prigionia di 45 giorni e grazie al silenzioso e prezioso lavoro della nostra intelligence, Alessia è tornata a casa e ha riabbracciato i suoi familiari. L'annuncio della liberazione è arrivato dal capo del governo Giorgia Meloni, che giovedì scorso ha ricevuto gli elogi del vertice della NATO per la fedeltà atlantica del nostro paese. Tutto questo accadeva nonostante l'esplosione della prima seria crisi internazionale del nuovo esecutivo, con duri scambi di accuse tra la Francia e l'Italia sul problema dei migranti. Meloni, che cerca di compattare il governo di destra, sostenuto dalla frangia più estrema, sostiene di interpretare la volontà degli elettori, ma in realtà mostra i propri limiti. Dall'altra parte dell'Atlantico, la temuta rinascita dell'ex presidente americano golpista Donald Trump si è sciolta come neve al sole. Non soltanto i democratici hanno tenuto, rafforzando Joe Biden, ma anche nel partito repubblicano hanno prevalso gli oppositori di Trump, il quale, non sapendo più chi accusare, si è scagliato violentemente contro la moglie Melania. Accuse ridicole e vergognose, indegne di un uomo, figuriamoci di un presidente degli Stati Uniti. Biden, incuorato dall'esito elettorale, ha detto ad alta voce: «La guerra che tanto ci preoccupa finirà quando la Russia si ritirerà da tutta l'Ucraina». E Stoltenberg, capo della NATO in visita a Roma, ha aggiunto, intervistato dalla direttrice del TG1 Monica Maggioni: «Sappiamo che la guerra in Ucraina, scatenata dalla Federazione Russa, non è cominciata lo scorso febbraio, ma 18 anni fa, nel 2014, quando il Cremlino occupò illegalmente la Crimea». Certo, anche il dittatore criminale Vladimir Putin ha serissimi problemi. La guerra è già costata la morte e la scomparsa di 100.000 uomini, aprendo dolorose ferite in tante famiglie dell'impero sovietico. Putin, che forse per la prima volta è consapevole dei propri madornali errori di valutazione, sta retrocedendo sul campo della guerra in Ucraina e ha deciso persino di non partecipare al G20, decisione che equivale a un clamoroso segnale di debolezza. Molti pensano che presto potrebbe esservi un terremoto politico al Cremlino, dove le accuse dello zar non le ascolta più nessuno. Putin però è sempre un leader potente e la sua guerra cibernetica lancia segnali pericolosi. Al recente incontro di Roma, promosso dalla comunità di Sant'Egidio, si è parlato molto di Russia e un prestigioso esponente della comunità, Roberto Zuccolini, caro ex collega del Corriere della Sera, ha segnalato pubblicamente un problema improvviso e gravissimo sul web, mentre stavo parlando anche io. Interrotte trasmissioni e linee telefoniche. Chi vuole ascoltare, ascolti, per favore. Dice un vecchio adagio popolare: a pensar male si fa peccato, ma quasi sempre ci si azzecca. Antonio Ferrari per il Corriere TV.